E Radio Radicale, siamo col senatore Scarpinato, del Movimento 5 Stelle dopo l'informativa del ministro Nordio. Allora, io ho visto che quando lei è intervenuta sono rientrati in aula tutti i parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, il suo forse era l'intervento più atteso. Lei è stato molto, diciamo, duro nei confronti di Nordio. Cosa ha chiesto? Beh, non sono stato duro, sono stato tecnico. Cioè, il ministro Nordio ha più volte dichiarato che c'erano vergognose fughe di notizie, secondo lui, da uffici giudiziari che riguardavano le intercettazioni giudiziarie. E aveva detto che sarebbe intervenuto in modo inflessibile, col pugno di ferro, facendo ispezioni per promuovere procedimenti disciplinari. Bene, ora si è verificata una gravissima fuga di notizie che è venuta dall'ufficio che dirige lui. E in particolare dal sottosegretario con delega al DAP, Dalmasso delle Vedove, il quale ha bellamente dichiarato alla stampa che è venuto a conoscenza per il suo ruolo istituzionale di notizie segrete rilevantissime, e cioè che ci sarebbero capi mafia che stanno cercando di strumentalizzare il caso Cospito per eliminare il 41 bis e ci sarebbero dei rapporti personali, e invece di trasmettere queste notizie segrete alla Procura Nazionale di Mafia e poi la Procura Repubblica per fare indagini rilevanti anche con intercettazioni, le confida un suo coinquilino, quindi rompendo la segretezza del ruolo, Donzelli, il quale per di più poi le rivela a tutta la nazione in aula, compromettendo definitivamente le indagini per motivi di lotta politica, accusando di contiguità con la mafia e con il terrorismo alcuni esponenti del PD. Ora, un ministro che non è in grado di garantire la segretezza di queste notizie e che a causa di questa fuga di notizie ha compromesso un'indagine della magistratura e che non ha la forza di chiedere al responsabile manifesto di questa fuga di notizie di rassegnare le dimissioni e che viene in Parlamento con la coda tra le gambe, farfugliando delle spiegazioni che sono incomprensibili e sono, è un ministro che non ha l'autorevolezza politica e la forza politica per svolgere il suo ruolo e quindi dovrebbe valutare se sia il caso di dare le dimissioni. Vuole dire qualcosa su quello che ha detto Renzi nei suoi Ma Renzi per me è un personaggio incredibile perché ora quando siamo usciti ha detto, uno, che la Cassazione ha annullato la sentenza rateativa. Ma tutti gli italiani sanno che la Cassazione non si è ancora pronunciata, ma quindi non riesco a capire che cosa passa per la testa. E per di più non sa che la Corte d'Appello ha confermato che la trattativa c'è stata e che ci sono state gravissime deviazioni istituzionali. Secondo, ha detto che io dovrei parlare delle mie frequentazioni con Palamara. Dunque c'è stata un'indagine enorme, in cui sono state divulgate e sono conosciute le chat in cui migliaia di magistrati, centinaia di magistrati hanno parlato con Palamara, non c'è una sola in cui io e Palamara parliamo. Non l'ho mai incontrato e le uniche volte che Palamara parla con altri di me ne parla malissimo e che mi rende orgoglioso. Terza cosa, dice che io dovrei ricordarmi di D'Ambrosio, cioè il consigliere giuridico di Napoletano, che è stato intercettato mentre parlava con l'ex ministro Mancino nell'ambito delle indagini sulla trattativa. Renzi non sa, io non entro nel merito di questa intercettazione, ma non sa che quando sono state disposte queste intercettazioni io ero in un altro ufficio, la Procura Generale di Palermo, e quindi non le ho disposte io. Allora, quando un antagonista politico ti critica, va bene, ma se dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, io resto così, dico, ma dove sono finito? Certo. Senta, quali saranno le conseguenze politiche? Al di là delle mozioni di censura, delle richieste di dimissioni, le conseguenze politiche di tutto quello che è successo? Ma guardi, io valuto le conseguenze istituzionali. Abbiamo un Ministero della Giustizia che è un colabrodo, con un ministro che non rimuove il responsabile della fuga di notizie e con Dalmasso delle Vedove che continua a dire, vabbè, ma io chiunque vuole chiedermi queste notizie, io gliele do, quindi un irresponsabile. Quindi prima che un problema politico c'è un problema istituzionale che diventa politico perché può essere successo un fatto grave, ma se un ministro interviene subito va bene. Ma quando questo ministro non interviene e fa orecchio di mercante, diventa un problema politico e quindi deve valutare se dare le dimissioni. Bene, la ringrazio, senatore Scarpinato.